Perché scegliere carni affini? Perché se vuoi bene a te stesso e al tuo portafogli, non puoi sbagliare. Non solo un grande reparto macelleria, ma anche salumi e prodotti caseari di altissima qualità, con un occhio particolare a ciò che offre il nostro territorio. Troverai inoltre tutto il resto per la tua spesa completa. Carni Affini, la qualità sotto casa, con 7 punti vendita. In via Masi 36, via Gissi 76, via Consagro 1, via Ciano 18, via Dorso 117, via Lucera 151 e via Senatore Nannarone 64 a Foggia. Nella prima delle due partite casalinghe il Foggia dovrà vedersela contro il Melfi. I lucani all'andata soffrirono molto, ma riuscirono a strappare un punto nella partita dell'Arturo Valerio, pareggiando per 0-0 con le traverse che salvarono per due volte Giordano su due tiri da fuori del capitano rossonero Agnelli. In seguito i draghi riuscirono a battere il Chieti per 1-0, prima di iniziare una serie negativa di 5 partite senza vittorie, in cui raccolsero 3 pareggi, 0-0 contro il Poggi Bonzi, un pirotecnico 4-4 contro l'Aprilia e l'1-1 contro il Teramo, e 2 sconfitte, entrambe per 1-0 a Cosenza e Castel Rigone. Le vittorie contro il Martina Franca per 1-0 e ad Ischia per 2-1 sono intervallate dai pareggi per 2-2 e 3-3, rispettivamente contro Messina ed Arzanese. Dopo la sconfitta per 0-1 contro la Casertana e il pareggio casalingo a reti bianche con il Sorrento, i gialloverdi ritrovano la vittoria nel match prenatalizio, trionfando alla Lamezia per 1-0 e chiudendo il girone d'andata al quinto posto con 26 punti. Per gli uomini di Biterto il 2014 inizia con i pareggi ad occhiali contro Gavorrano ed Aversa e la seconda sconfitta interna stagionale contro il Tutto Cuoio. Il Foggia, reduce dalla vittoria di Lamezia grazie al gol siglato da Filosa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, vorrà certamente continuare nella serie positiva iniziata con la vittoria contro il Chieti. Riuscirà a trovare un altro successo?